Allora, il futuro dell'umanità sarà molto bello. Sarà la cosa più bella che l'uomo abbia mai sperimentato sin da quando è comparso sulla superficie di questo mondo. Il progetto che questi nostri fratelli cosmici hanno per questo mondo è meraviglioso, perché questo mondo che ha sopportato e sta sopportando ancora purtroppo così tante brutture, così tanto dolore, è destinato, per compensazione, a conoscere una grandissima felicità. Quindi tutti coloro che con una saggia scelta oggi, opportuna anche se abbiamo un briciolo d'amore nel cuore, oggi si schierano con coraggio, con forza, con ardore, con passione, con grande amore verso il mondo, verso il pianeta, verso il proprio simile, hanno davanti la certezza di una gioia incommensurabile. Quindi a volte la mia forza nel parlare degli aspetti brutti è in realtà un tentativo di traumatizzare ma respingere al positivo, cioè fare sentire così tanto lo schifo del male da far destare in noi la forza irrefrenabile di distaccarci, di identificarci che noi non stiamo con quelli lì. Capisco che a volte non è facile, capisco che non è bello sentire certe cose che comunque la nostra coscienza cerca di rimuovere. Però mettetevi nei miei panni, mettetevi nei panni di Marina, mettetevi nei panni di Patrizio, perché noi oggi, io un tempo ero come voi seduto ad ascoltare qualcuno, oggi sono qui a parlarvi, non è facile, anch'io a volte ho delle crisi, dice, ma come faccio a dire alle persone, spaventarle con queste cose brutte che io ho scoperto? Perché in questi 26 anni di ricerca, la cosa che ho superato con maggiore difficoltà è scoprire quanto fosse profonda la crudeltà umana. Non l'ho accettato, ho passato mesi e mesi di fortissima crisi interiore perché questa cosa mi sconvolgeva. Quindi alla fine da questo, ecco, da questa catalizzazione è nato il fortissimo desiderio di aggredire questo male, di identificarlo, di scandalizzarlo, di metterlo nudo davanti agli occhi dei miei simili affinché provassero orrore e ribrezzo e si dissociassero, perché dissociandosi sicuramente andranno verso la luce. E la luce che riguarda questo mondo, che sta arrivando, la luce e la società che questi esseri e nostro Signore stanno preparando per questo mondo, perché il regno di Dio è un modo teologico vecchio ormai, purtroppo la Chiesa non si emancipa perché è ancorata a schemi che riguardano molto purtroppo il potere temporale, ma il nuovo regno di Dio è una nuova società, sono nuove strutture sociali, nuove case, nuove energie, nuove automobili, nuovo modo di comprendere la vita, è una società diversa. Il regno di Dio non sono gli angioletti, i puttini con le alucce, quelle sono figure allegoriche, ma il regno di Dio è una nuova società, con nuovi capi. I capi futuri dell'umanità non saranno criminali, corrotti, assassini come oggi, saranno uomini saggi e pieni d'amore. Però immaginate voi un capo di Stato saggio e pieno d'amore, cosa significa? Non pieno d'amore per l'amante, pieno d'amore per il popolo. Capi saggi e altruisti, è qualcosa che se ci riflettiamo profondamente forse piangeremo dall'emozione. Bene, sarà questo il destino dell'umanità. Per cui io credo che qualsiasi sforzo e qualsiasi sacrificio valga la pena, perché questa promessa è certezza. Quindi il mio augurio è che tutti voi, a parte che forse già lo fate, quindi io sto parlando a vuoto, ho detto cose banali e quindi forse abbiamo perso tempo, ma credo di no, Marina, abbiamo perso tempo, io credo di no. Quindi semmai ci siamo riuniti in un gruppo di amici che già lavorano per la stessa causa. Quindi traiamo forza da questa comunione e con grandissima gioia interiore e allegria, perché non siamo soli, non solo non siamo soli cosmicamente, ma se siamo qui oggi a parlare di queste cose non siamo soli nemmeno umanamente. Siamo vicini, i nostri cuori si toccano nello stesso ideale, quindi questo lo dobbiamo alimentare, lo dobbiamo vivere. Io con Marina mi vedo ogni tot di mesi, ma io la sento sempre con me, sempre vicina,
con Fabrizio uguale. Quindi questa, il lavoro che io, Fabrizio, Marina e altri stiamo facendo è di costruire questa grande famiglia che si sente tale perché sta lavorando per uno scopo comune, che è la nostra felicità. È la felicità dei cieli, perché quando il figlio prodigo, che è il simbolo dell'umanità terrestre, che ha lasciato Dio, che è il padre di famiglia, tornerà e sarà la festa di tutto l'universo. E gli angeli ci abbracceranno e ci baceranno e noi vivremo con loro. Questo è quello che aspetta, quindi vale la pena oggi fare qualsiasi sforzo e qualsiasi sacrificio per entrare in questa meraviglia, in questa felicità. Questo è il messaggio con cui vi voglio lasciare, anche se non ci stiamo lasciando. Un'altra cosa importante: io ho raccolto una collezione di testi di scritti di scienza extraterrestre, dove questi esseri affrontano la critica ad ampio raggio, compreso la teologia della scienza, dello spirito. Quindi li rendo disponibili gratuitamente. Scrivetemi una mail, lasciate la vostra mail lì al tavolino dove c'ho, e vi manderò il link e vi scaricate. Sono circa, credo, 12-14 libri, dove c'è la rave e la fava di quello che succederà nel mondo e di una scienza meravigliosa, una conoscenza e un allenamento a ragionare in un certo modo che farà, così come è stato per me, farà di voi delle persone sicuramente più sapienti, sicuramente più saggi e più consapevoli. Ed è solo la base da cui voi potete iniziare a portare avanti o continuare ad amplificare e portare avanti questo cammino di conoscenza che farà di voi delle persone sempre più felici, sempre più amorevoli. Vedete, la paura di rimanere soli o di non essere più amati è solo perché noi usiamo un vettore che ha il senso sbagliato. Il vettore è la freccia dell'azione. Noi abbiamo un vettore che è sempre con la punta verso di noi. Ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno. Invertiamolo. Abbiamo bisogno d'amore. Se noi cominciamo a dare amore sempre, l'amore si riverserà in noi e ce l'avremo sempre. E non finirà mai questo amore fino a che noi lo daremo. Quello è il segreto della vita. Il segreto della vita non è prendere, dare. Se noi diamo, l'universo apre le braccia e riversa in noi i tesori più preziosi. Alla fine non è difficile essere felici. E che tutti fanno la stessa cosa, allora sembra che sia impossibile. Ma basta che uno inverte il vettore e subito cambia tutto. E quindi saremo pieni d'amore, di gioia, di coraggio, di forza e non saremo mai soli. Mai. Questo ve lo posso garantire, quindi scrivetevi, vi manderò questo link per chi poi lo desiderasse, siccome i tempi che stiamo vivendo sono molto pericolosi e i media ci mettono su tutto. Io ho una newsletter dove mando, poi se ci avete tempo li leggete, se non ci avete tempo non c'è problema, fate un archivio dove mando articoli che io seleziono che spiegano la verità o diciamo parte della verità dei fatti che accadono. Quindi fatti umani, fatti sociali, fatti spirituali, eccetera, eccetera. Se avete necessità, è un modo per stare vicini, per sentirsi famiglia e trarre da questa consapevolezza di affetto che ci unisce forza per le nostre lotte grandi, piccole, quotidiane. Va bene? Grazie.